pomeriggio, benvenuti a questa edizione dello ISTG. Benvenuti. Oggi parliamo della discarica di Guidonia, costruita abusivamente alla fine degli anni 80 all'interno del Parco dell'Inviolata e poi divenuta centro di raccolta dei rifiuti di oltre 140 comuni. Sì, infatti Stefano, una discarica che per legge dovrebbe chiudere, invece si prepara ad ospitare un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti, un aggravio ulteriore per l'area già notevolmente inquinata. Approfondiamo il problema come sempre nella nostra scheda di apertura. Guidonia, città dell'aria. Almeno così è scritto su un cartello all'ingresso dell'abitato. Aria però piuttosto inquinata, se si considera che nella zona si concentrano diverse attività industriali, il cementificio Buzzi Unicem, tra i più grandi d'Italia, e, come se tutto ciò non bastasse, la discarica dell'Inviolata, sita proprio all'interno del parco da cui prende il nome. La discarica, nata fuori legge nell'86, grazie ad una serie di delibere e proroghe, ha continuato ad estendersi e con gli anni altri 3 invasi si sono andati ad aggiungere al primo. Negli anni 90 arrivò a raccogliere rifiuti di oltre 140 comuni. La legge 22 del 96 stabilì che la discarica sarebbe stata chiusa ad esaurimento della capacità degli invasi. Ora quel momento è arrivato, salvo che nessuno sembra avere alcuna intenzione di rispettare la legge. L'ipotesi chiusura sembra essere stata accantonata del tutto. Si parla invece di costruire un impianto di preselezione dei rifiuti, riconducibile a Manlio Cerroni, l'imperatore di Malagrotta. L'impianto produrrà combustibile derivato da rifiuti da bruciare nei forni del territorio, lasciando intatta la discarica, ed andrà ad aggravare la situazione ambientale già disastrata. Nel 1997 l'Osservatorio Epidemiologico Regionale ha svolto un'indagine sulle più frequenti cause di morte dei cittadini di Guidonia, Montecelio, Mentana e Tivoli, dimostrando un nesso tra le attività industriali e malattie. I cittadini si sono mossi, riunendosi in associazioni e comitati, strappando promesse all'amministrazione locale e regionale. Ma queste, almeno fino ad oggi, non sono seguiti fatti e la ferita all'interno del parco rimane aperta. Ed i cittadini protestano per la situazione in cui sono costretti a vivere e per le promesse di chiusura della discarica mai mantenute. Sentiamo che cosa hanno detto ai nostri microfoni. I figli poi crescono così con questa, con quest'aria, e poi anche le macchine bastano per sporcare l'aria. La discarica è una cosa in più? Tanto in più. La preoccupazione è lecita, perché visti i risultati Guidonia è diventata veramente la discarica di tutto, e possibilità che la portino qui in zona c'è. Non siamo assolutamente d'accordo, voi per l'inquinamento che comporta, voi per lo smaltimento e i criteri con cui viene gestita una discarica. Pensavo a un problema brutta, perché puzza per sempre, sempre puzza. Troppi rifiuti? Sì. Va male, che te devo dire? Rifiuti? Va male, stiamo pieni di montezza. Io penso che dovrebbero chiuderla, perché non è possibile continuare in questa maniera, che tutti questi rifiuti, insomma, la gente che abita qua logicamente si lamenta e portano avanti di quei malesseri che... Cioè, io sono d'accordo per chiuderla. Una cosa che è uno sconcio dappertutto, perché quando si chiude una discarica bisogna dare l'alternativa. Qui a Guidonia c'è una discarica molto grossa. Sì. Perché... Preoccupata? Beh, certo, siamo tutti preoccupati. Quindi è una cosa che questo si dovrebbe provvedere a tempo debito e non come sono arrivati a Napoli, perché fra poco saremo tutti come Napoli. Ecco, e ancora, il Comitato per il Sanamento Ambientale di Guidonia ha organizzato congiuntamente alle altre associazioni dei cittadini una maratonina, un'occasione per cercare di far rivivere il parco e sollevare agli occhi dell'opinione pubblica il problema della discarica. Sentiamo Umberto Calamita dell'associazione Amici dell'Inviolata. Siamo riusciti in questa giornata a informare la cittadinanza di quello che è le bellezze che sono il Parco dell'Inviolata, perché racchiude questo parco, perché il Parco dell'Inviolata è istituito ben 12 anni fa dalla Regione Lazio come parco naturale archeologico, non è mai stato di fatto aperto al pubblico, non è mai stato fruito. E i nostri obiettivi di questa giornata, fatta appunto attraverso questa massiccia partecipazione popolare alla maratonina, i nostri obiettivi sono quelli essenzialmente della fruizione pubblica del parco, quindi l'apertura, l'utilizzo
delle bellezze di questo parco, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e archeologico. E il secondo obiettivo che ci siamo proposti è far vedere, far conoscere l'esistenza di questa maxi discarica di cui noi vogliamo da molti anni la chiusura. È una discarica regionale che dall'86, quindi da più di 20 anni, è all'interno del parco archeologico. È una discarica enorme con 49 comuni che portano l'immondizia lì. È una discarica esaurita e che ancora nella regione, nel comune di Guidonia, si decidono a far chiudere. E il terzo e ultimo obiettivo è dire di no a qualsiasi impianto che possa ancora portare disagi alla popolazione, impianti da mettere nel comune di Guidonia, nel territorio comunale. Il no nostro è un no ultimativo, perché non ci sono vie di mezzo, questa è una cosa fortemente sentita dalla popolazione, che noi vogliamo a tutti i costi continuare, anche attraverso l'informazione, la controinformazione e la lotta dei cittadini, a portare avanti. E i cittadini chiedono la possibilità di vivere in un ambiente dignitoso e sostenibile, una zona che non sia solo discarica e inquinamento. È quanto ci ha detto Fernando Leo dell'associazione Marco Simone. Qui si dice che questo è un quartiere dormitorio, che la gente lo utilizza esclusivamente appunto per riposare dopo le fatiche settimanali oppure serali, ma in realtà non è così, e questi eventi lo dimostrano. La gente ha voglia anche di aggregazione, ha voglia di stare insieme, anche perché no, di divertirsi in un ambiente integro e decoroso. Appunto, quale miglior pretesto questo parco? Il parco fantasma, qualcuno ha scritto. Ecco, c'è gente che vive qui e appunto non sa di avere un parco vicino casa. Questa maratona è servita appunto per far sì che ci si innamori, ci si deve innamorare del territorio, perché altrimenti non si possono realizzare i progetti che vorremmo. È un ambiente pulito e un contesto ambientale decoroso. Non basta avere case imbellettate con i ghirigori, i cerchietti e le palline. C'è bisogno anche di un contesto ambientale appunto dignitoso per poterne poi godere appieno. Ecco, ma quali sono gli obiettivi che le associazioni dei cittadini si pongono per far conoscere il parco dell'Inviolata, non soltanto per la discarica, ma soprattutto per le sue bellezze archeologiche e paesaggistiche? Sentiamo su questo Giuliano Greggi del Comitato per il Risanamento Ambientale di Guidonia. Queste associazioni, questi comitati sono dentro, fanno parte del Comitato per il Risanamento Ambientale di Guidonia, che raccoglie una serie di altre associazioni locali in difesa del territorio, contro il degrado che questo territorio subisce da anni. Oltre a questo stiamo organizzando visite guidate al parco con gli archeologi del gruppo archeologico dei Monti Cornicolani, che oltre a informare la popolazione, i cittadini, di quelli che sono i tesori che nasconde questo territorio, serve anche a valorizzare il territorio che fino adesso è stato trascurato. E a Guidonia si parla anche di realizzare un nuovo impianto di preselezione dei rifiuti. Capiamo meglio di cosa si tratta con Pietro Zotti, responsabile per la raccolta differenziata dell'AMA. Le normative prevedono che le discariche non possono più ricevere rifiuti se non trattati dal prossimo anno, e quindi stiamo attivando ulteriori impianti di trattamento di proprietà pubblica, ma ci sono anche impianti privati. Uno è prossimo collaudo, per cui i rifiuti verranno separati tra frazione secca e frazione umida prima di andare come scarto in discarica, e la parte secca, il cosiddetto CDR di cui si sente tanto parlare, verrà inviato, come già stiamo facendo, ai termovalorizzatori, quindi inceneritori con recupero di energia termica o elettrica, per il recupero appunto di questa energia. Bene, adesso veniamo alle notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato, a voi che ci avete seguito. Arrivederci. Arrivederci. Via Lici sulla prima casa da subito, grazie a un decreto attuativo, è una delle misure che oggi arrivano nel primo Consiglio dei Ministri.